ricordare queste donne allestendo posto occupato, e direi di fare un applauso a ricordo delle donne che non ci sono più, purtroppo. E so la grande sensibilità di un uomo che ha visto anche l'ingresso delle donne all'interno di questa forza armata, quindi sempre questo imperante invito al rispetto delle donne. E allora io so che lei ha voluto omaggiare tutte queste vittime con questa rosa rossa, il ricordo di tutte quelle donne, madri, sorelle, amiche che non ci sono più. Sì, noi in Marina abbiamo una certa riverenza verso il gentilsesso, ma per tanti motivi. Soprattutto adesso posso dire che la professionalità delle donne nelle forze armate, quindi anche in Marina, è ormai scontata e sicuramente apprezzata. Considerate che da quest'anno abbiamo anche sfatato un altro mito: abbiamo le donne nei sommergibili, quindi anche qui a Lagusta ad esempio abbiamo già un paio di sommergibili con delle donne a bordo, cosa che non era ancora successo. L'ultimo scoglio, l'ultimo tabù da sfatare sono le forze speciali, che vedremo se magari un giorno qualche donna riuscirà ad entrare. Noi siamo sicuramente ben predisposti a questa nuova sfida. Per quanto riguarda la violenza delle donne, ritengo che sia importante sottolineare il fatto che la violenza sulle donne vuol dire ferire la società. La società che noi, Forze Armate, e quindi anche la Marina Militare, difende ed è una forza armata proprio in difesa della società. Quindi chi ferisce la società colpisce anche noi in Marina, e questo noi non lo accettiamo e non lo accetteremo mai. Allora, ammiraglio, io prima di congedarla e farle lasciare questa rosa rossa, vorrei che tutti insieme alzassimo la mano e insieme dicessimo stop alla violenza al mio 3. 1, 2, 3. Stop alla violenza! Bene, ci siamo. Grazie, ammiraglio. Grazie a lei. Grazie. Allora, seguiamo l'ammiraglio che consegna questo omaggio floreale in ricordo di tutte le vittime, ricordo di posto occupato, tutte quelle donne che purtroppo non ci sono più. E noi vogliamo adesso ricordare e festeggiare il nostro caro Vittorio Ribaudo, l'uomo dal pennello facile e dalla racchetta veloce, perché è un artista tutto tondo, è un grande tennista, maestro federale di tennis, che coltiva giovani promesse all'interno di un circolo di tennis proprio qui a Augusta, con giovani promesse del mondo tennistico, ma lui si augura invece che le giovani promesse approdino anche a quello che è il mondo dell'arte. Questo è l'augurio che nei suoi 80 anni vuole rivolgere ai giovani augustani. E allora, per raccontare in breve questa lungimirante carriera artistica e sportiva del maestro Ribaudo, ci vediamo insieme questa bellissima clip. Buona visione. Vittorio Ribaudo, artista di comprovata fama, pittore, scultore, noto per i suoi ritratti a personaggi del mondo dello spettacolo,
si è sempre distinto per le sue originalissime opere realizzate chiaramente anche attraverso materiali particolari come il legno scolpito.